Castorna e benvenuti a questa visita attorno al castello di Marcastorna, questo edificio che rappresenta un po' l'essenza di questo borgo molto piccolo sulle sponde del fiume Adda. Sulle sponde del fiume Adda, soprattutto nel passato, adesso l'Adda è un pochino distante, però nel passato lambiva proprio Marcastorna ed è anche la ragione della nascita di questo borgo che deriva esattamente dal castello che vediamo laggiù. Marcastorna come fortilizio nasce alla fine del XIII secolo durante le lotte interne al comune di Cremona. Voi direte, ma qui siamo sulla sponda lodigiana. E no, perché il comune di Cremona aveva già delle fette di territorio oltre il fiume Adda, per esempio Castelnuovo Bocca d'Adda, che nel XII secolo viene proprio acquistato da Piacenza dal comune di Cremona. Però non è il comune propriamente di Cremona a fondare questo fortilizio, in realtà sono i fuoriusciti, è una parte avversa, sconfitta nella politica cremonese che si insedia qua, perché? Appunto perché c'è il fiume Adda, è una parte remota del territorio cremonese, è facilmente difendibile perché ci sono i meandri del fiume Adda che attorniavano proprio Marcastorna, che poi furono bonificati nel corso del tempo, adesso l'Adda scorre in quella direzione, poco oltre quelle case che si vedono là in fondo alla strada e si rifugiano qua. Nel 1270 c'è la prima menzione di questo castello, probabilmente il nome della località deriva dalla presenza di terreni di una famiglia, probabilmente dei Mancastorni, Mancastorna in qualche modo. Era un fortilizio costruito alla belle meglio, una fortificazione diremmo oggi campale, temporanea, di emergenza, ecco, quindi assolutamente non le mura che vedete. In effetti quelle mura subiranno delle modificazioni che ancora oggi si possono vedere. Probabilmente era costruito con fossati scavati nel terreno, la terra buttata dietro, il solito procedimento insomma che si faceva fin dalle prime fortificazioni, dai primi castelli della pianura padana. Palizzate, potevano esserci ponti in legno, qualcosa che si poteva costruire facilmente. E come poteva essere il castello nel 300, anche se non c'è una datazione certa, comunque possiamo cominciare a vedere per esempio i sopralzi avvenuti. Guardate un po' quella parte laggiù, sotto le due finestre, quelle grandi che si aprono. Ecco, vedete dei merli che sono più bassi, ma vedete anche dei merli più in alto sul camminamento di ronda. Ecco, a un certo momento viene innalzato il complesso. Ecco. Di solito se si va a visitare in un castello i merli non sono quasi mai originali, sono stati ricostruiti nel corso degli anni. Ecco, invece quelli sono i merli proprio originali. Visto che il merlo è una struttura in murature, quando si deve sopralzare il muro è già bello che è fatto, perché sprecare tempo, perché sprecare materiali nell'abbattere il merlo e poi ricostruirlo? Ecco, lo si ingloba e così si hanno le dimensioni dei merli all'epoca del suo sopralzo. Le antiche strutture però, anche se non si conosce la data, si è ben conservata quella torre laggiù, proprio al centro. Del lato che possiamo vedere. È una torre piuttosto piccola, chiaramente con una base scarpata che è stata aggiunta dopo le distanti, e procedere poi alle opere di manutenzione, disboscamento soprattutto, e anche le visite guidate, la valorizzazione turistica. Opera che dura tuttora. La fruizione di queste strutture sta in piedi grazie soprattutto al volontariato. All'opera di persone che gratuitamente si dedicano a valorizzare questo patrimonio che evidentemente sentono come proprio. Però bisogna ricordare che un bene culturale non appartiene, in questo caso soltanto ai pizzighettonesi, ai cremonesi, ai lombardi. Tecnicamente dovrebbe essere di tutti, perlomeno per la fruizione. Dopo fare capire questo per un altro paio di maniche. E qui giungiamo proprio all'interno di Porta Cremona. Però sulla destra è presente anche la postella, la porta secondaria, il servizio. E guardando sopra le porte
si può facilmente capire che qui sotto i nostri piedi un tempo non c'era il cortile, non c'era un cortile. Vedete infatti sopra le porte tre scanalature per i bolzoni, le travi in legno di sostegno e di manovra dei ponti levatoi. Se c'è un ponte levatoio, naturalmente c'è un fossato sottostante. E in effetti proprio qui sotto c'era un fossato. Antistante le due porte, vedete infatti ai lati questi due arconi sotto cui passava la fossa, che divideva il settore in cui ci troviamo in due parti ben distinte. Il corpo di piazza da quella parte e invece una struttura più avanzata, protesa verso l'esterno. Ecco così. Faremo vedere bellissime immagini dell'Italia medievale, dove vedrete chiese, monasteri, castelli, pitture, sculture, affreschi e quant'altro, e tutto sarà accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo e diretta per noi dal mio carissimo amico chitarrista Pino Di Staso, che è qua davanti, che tra breve... Spero che ammetterà. Non rubo altre parole, lascio il microfono a Pino Di Staso, vi auguro buon ascolto e buon proseguimento con noi. Grazie. Permettetemi di dire solo una parola rispetto alla musica che sentirete, perché in questo ambito, diciamo, divulgativo è importante dirlo. La musica che sentirete non è una ricostruzione filologica. Non c'è un nesso storico fra il periodo che ascolterete e i tratti musicali che ascolterete. Quello che unisce le immagini ai suoni è quello che appare da queste bellissime fotografie. E i sentimenti umani che traspaiono da quei visi che ho visto, su cui ho provato, sono veramente intensi. Io penso che ci sia un che di ineffabile mai finito che mi permetterà di coniugare appunto i suoni con le immagini. Buon ascolto. Thank you.
Stasia, e quindi dopo Milano, dopo Palermo e dopo Bologna, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Giuseppe Sergi, ordinario di storia medievale all'Università di Torino, che ci parlerà di Torino nel Medioevo. E noi siamo particolarmente lieti di averlo qui, non rubiamo a lui altro tempo e gli lasciamo subito la parola, anche perché dovrà andare via presto e quindi vogliamo assorbire ogni sua informazione. Grazie ancora a tutti di essere qui e buon ascolto. Grazie a tutti per la presenza. Torino pone un problema metodologico su cui mi intratterrò un po' nei primi minuti. Il problema è questo: quando nel 96-97 mi trovai a curare la parte medievale di una enorme storia di Torino, di 9 volumi, mi sentii un po' in imbarazzo e mi trovai di fronte ad un problema che forse poteva persino mettere in discussione l'opportunità, non dico di tutta quella storia di Torino, era una storia di Torino, Accademia delle Scienze, casa editrice Einaudi. Mi trovai in imbarazzo perché? Perché mi rendevo conto che se Torino non fosse stata Torino, diciamo la Torino dell'ultimo secolo, non si sarebbe mai neppure progettata quella grande opera. Perché? Perché la ragione sulla base della quale si progettava una cosa così enorme, che poi è venuta bene, e ovviamente è venuta bene anche per i 2 volumi di storia contemporanea, che giustificavano ben di più che non quelli che dipendevano dalle mie competenze, un'opera gigantesca di questo tipo. Perché in realtà, se Torino fosse stata quella che era nel Medioevo, non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di mettere in cantiere un'opera di questo genere, che adesso è finita da alcuni anni ed è il testo fondamentale sulla storia diacronica verticale di Torino. Faccio un esempio per spiegare meglio che cosa intendo dire. La città di Luni, in Lunigiana, Lunigiana trae il nome appunto della città di Luni, nel Medioevo, in particolare nell'Alto Medioevo, era ben più importante di Torino. Luni è quasi sparita e quindi a nessuno verrebbe in mente di fare una grande opera su Luni. Certo, ci sono opere importanti sulla Lunigiana, ma sono quelle opere che facciamo noi specialisti senza pensare di poterci rivolgere a un pubblico di curiosi di storia di carattere più ampio. Allora, cominciai allora, in quel periodo, a pensare all'importanza che ha nella storia il tema della deformazione prospettica. Deformazione prospettica a cui poi negli anni successivi pensai sempre di più, e la pensai molto legata allo specifico del Medioevo, ed è appunto in questo libro, Antidoti all'abuso della storia, in cui io ho tenuto molto conto delle riflessioni che quell'esperienza mi suggerì. E cioè, il Medioevo, più di altri periodi, ben più di altri periodi, patisce di questa deformazione prospettica. Noi dobbiamo riuscire a dissociare la rilevanza demografica con il concetto di centralità. Di centralità si sono occupati molto medievisti, ma non solo medievisti, anche sociologi tedeschi, che sono andati ad analizzare nel passato i casi in cui un polo insediativo si imponeva per la sua centralità, anche se non era né economicamente né demograficamente rilevante. Torino la centralità ce l'ha, anche se vi do qualche dato, i pochi dati che si possono dare di tipo demografico per tutti i periodi che sono precedenti il 600. Si pensi che all'inizio del 200, Torino ha solo, all'inizio del 200, quindi siamo in pieno basso medioevo, Torino ha solo 3.500 abitanti, ne ha 4.000
nel 400 e ne ha 5-6 mila, forse 7.500 all'inizio del 500, cioè quando, usando la partizione cronologica a cui siamo abituati, il Medioevo è finito. Cominciamo, vi mostro questa cartina che in realtà è l'esito di un processo che si fa partire davvero dall'alto Medioevo. Cioè, Torino è centro di un ducato longobardo. Cosa vuol dire essere centro di un ducato longobardo? I ducati longobardi in realtà non sono circoscrizioni vere e proprie, perché i potenti longobardi sapevano molto bene su chi comandavano, ma non sapevano entro quale confine comandavano. Questo vale non solo per Torino, vale per tutta l'Italia longobarda. Le popolazioni barbare di lingua germanica avevano una concezione personale del potere, non una concezione territoriale. La concezione territoriale era della tradizione romana. Quindi io non avrei potuto produrvi una cartina, che fra poco vi dirò di che cos'è, come questa per il Ducato Longobardo. Il Piemonte aveva 4 ducati, uno era quello di Torino. Questa dinastia è solida, è importante. Per gran parte dei decenni centrali dell'XI secolo è nei fatti guidata da una donna, Adelaide, che da tutti è considerata la donna più potente dell'XI secolo, seconda solo alla famosa Matilde di Canossa. E la brutta cartina che, mi scuso, vi propongo perché è stata tratta da un libro che non si apriva bene, è una cartina sulle presenze patrimoniali. Ora, vedere così a impressione la capillarità di queste presenze patrimoniali della famiglia fa capire 2 cose. Fa capire perché in anni in cui le dinastie spesso non c'erano, facevano un'enorme fatica ad affermarsi. Quando c'erano duravano 2-3 generazioni. Quello che a mio avviso è forse il migliore medievista italiano vivente attualmente, che è Paolo Cammarosano, che insegna a Trieste, ha giustamente coniato il concetto di dinastizzazione breve, oppure di frequenti crolli dinastici che caratterizzano il Medioevo. Cioè un'altra degli effetti della deformazione prospettica di cui parlo. Quando noi abbiamo a che fare con dimensioni araldiche, dinastie che durano tantissimo, eccetera, tutti tendiamo istintivamente a pensare che siano dei residui medievali. Nel Medioevo non era così. Nel Medioevo i re erano elettivi, non era automatica la successione dinastica. Si procedeva alla verifica se il figlio del re precedente era degno di essere re, allora lo si eleggeva re. Ma poteva anche avvenire che non lo si eleggesse, perché non lo si riteneva portatore di quella che allora si chiamava la dignitas, che è un concetto romano, cioè bisogna essere all'altezza, avere le capacità di comando. Ecco, questa dinastia è un'eccezione rispetto al ragionamento di Cammarosano. Dura molto, e dura anche attraverso la capacità di convergere su una donna che non poteva essere marchesa, perché era una carica militare, e però, dato che le morivano sempre molto giovani i mariti, si sposò 3 volte, e i marchesi erano volta per volta o i suoi mariti o i suoi figli o, in un caso addirittura, suo genero. La durata ha la spiegazione in questa cartina. Grande capacità di trattare con i vertici dei poteri non solo italiani, ma anche una base patrimoniale non indifferente. Se Adelaide ha sposato Ottone, quindi i 2 patrimoni dei Savoia, che erano dei conti del regno di Borgogna, al di là delle Alpi, i 2 patrimoni dei Savoia e degli Arduinici si sono fusi, e dai loro figli in poi, anche se materialmente magari non erano riusciti ad arrivare a Torino, però tutto quel patrimonio doveva essere ormai finito in mano dei Savoia. Allora, intanto ci sono delle contese patrimoniali non piccole,
per cui in molti di quei luoghi sono altri rami di discendenti vari degli Arduinici o di altri pretendenti a riuscire a impadronirsi delle basi familiari e delle chiese. Sono molto importanti le chiese private in quegli anni, che non erano affatto una cosa illegittima, erano una cosa normale, giusta, prevista normalmente, cioè alcuni laici mantenevano delle chiese per fornire un servizio religioso agli abitanti. Ma non solo, la memoria dell'ordinamento pubblico sopravviveva, per cui i Savoia non avevano alcun titolo. Quello che vi mostro comunque è un documento di un importantissimo vescovo torinese attivo mentre ancora la marca c'è, si chiama Landolfo, e i vescovi di Torino, che sono carismatici, sono dei vescovi molto riconosciuti dai Cives, dai cittadini, sono dei vescovi che nel dibattito riformatore che caratterizza l'undicesimo secolo, prima della famosa riforma gregoriana, sono tendenzialmente anti-romani, ma questi vescovi sono delle ottime persone, non sono dei simoniaci, come la propaganda cattolica spesso ha voluto dire, dei vescovi che erano contrari alla riforma romana. In realtà questi vescovi contrari alla riforma romana erano dei vescovi tradizionalisti. Una cosa non abbastanza nota è che la Chiesa prima del 1075 era lontanissima da quella che noi conosciamo oggi. Cioè ogni vescovo, o se non ogni vescovo, ogni sede metropolitica, cioè ogni arcivescovo, si faceva i fatti suoi. Il Papa era solo il vescovo di Roma, si ricorreva a lui per degli arbitrati su questioni teologiche, ma non esisteva la Chiesa al singolare, esistevano le Chiese al plurale. Quelli di Torino erano tendenzialmente dei vescovi antiriformatori, ma perché erano riformatori come vescovi, erano in particolare ad esempio questo Landolfo che ha fatto redigere questo documento, era un vescovo molto attento al funzionamento e all'assenza di corruzione all'interno della sua diocesi, su un solco che era più tradizionale, cioè ogni vescovo pensa alle vicende della sua diocesi. La diocesi di Torino è caratterizzata nell'undicesimo secolo da questo impegno religioso, a cui cominciano lentamente, questo documento ne è la prova, ad affiancare un impegno civile, un impegno temporale. In questo documento Landolfo dichiara, vuole vantare di fronte ai fedeli, di aver costruito per 37 castelli all'interno della diocesi per aiutare la difesa della diocesi. Quindi è quello che coordina la difesa, coordina la protezione, non si occupa quindi soltanto dei riti di passaggio, cioè del battesimo, dei matrimoni e delle esequie dei fedeli, ma si occupa anche della loro sicurezza, in parte in concorrenza ma in linea di massima in modo complementare rispetto ai marchesi. Vi dico soltanto che mentre in quasi tutti i comuni più esuberanti della storia italiana di solito si affermano a un certo punto le società di popolo, le societas populi. Populus nel Medioevo non aveva il senso che ha per noi oggi. Populus voleva dire non solo borghesia, ma voleva dire borghesia affluente, alta borghesia. E sono partiti, un vero e proprio partito, la societas populi, che condizionano profondamente la storia della maggioranza dei comuni italiani. Nel caso di Torino, Per trovare una società di San Giovanni, il santo patrono della città, che si può ritenere fosse una società di popolo, bisogna aspettare una data tarda, e cioè il 1337, e poi una decisione sabauda, cioè 1337, ormai i Savoia sono arrivati, e in una sede amministrativa dobbiamo andare al padre di Emanuele Filiberto, cioè al padre di colui che indossava questa armatura, Carlo II, il quale instaura un consiglio del principe che si chiama Consilium Condominum Residens, cioè il consiglio che non viaggia ma risiede col signore, e questo consiglio sta a Torino. Questa è una tappa significativa. È una tappa significativa, ma che non ci consente di parlare
di Torino Capitale. Questa è una cartina che ci illustra una dominazione sabauda molto più piemontesizzata, con una Torino che possiamo definire capitale di fatto, ma lungi dall'avere una vera centralità geografica, quindi con una carenza di questa centralità geografica. E qui vi mostro una cartina dello Stato sabaudo di età ulteriore, in cui con alcune espansioni in Piemonte, Torino è un po' meno periferica rispetto alle dominazioni sabaude, e qui devo toccare un tema. Il tema è quello delle scarsissime tracce di Medioevo nella Torino di oggi. Rispetto a quasi tutte le altre città, le tracce di Medioevo a Torino sono veramente scarse. Una delle origini è dovuta ad un atto di una fase molto contrastata tra Savoia e Torino, prima che Torino, il comune di Torino, cedesse del tutto all'ingresso di Savoia. Viene imposto l'abbattimento di tutte le case addossate alle mura. È una fase molto bellica, ci sono i Monferrato che stanno contendendo la città e Savoia, e si alternano fasi brevi di potere di uno e degli altri. In queste fasi brevi si interviene anche sull'urbanistica, ma si interviene sull'urbanistica con scopi essenzialmente militari. Quindi io credo che questo atto del XIII secolo spieghi perché le tracce di Medioevo sono così carenti in città. Vi risparmio informazioni, qui questa è visibile ancora oggi, è davvero è povera cosa rispetto ad altre città, pensate soprattutto a quelle dell'Italia centrale, dove quasi tutto il centro storico medievale. In Torino non c'è molto da vedere, quel poco che c'è da vedere è bello, ma è proprio poco. Concludo tornando sul tema demografico, che nella storia delle città è sempre un tema importante. Torino a questo punto esce dal Medioevo, essendo destinata attraverso, come vi ho detto prima, Emanuele Filiberto. Siamo fuori dal Medioevo. Emanuele Filiberto davvero rende Torino capitale. Torino diventa davvero capitale del Ducato Sabaudo, con tutta la storia che poi seguirà, con un personaggio che non è più medievale, è il famoso vincitore contro i francesi che è Emanuele Filiberto. Prima di lui questa funzione non c'è ancora, si sta preparando ma non c'è ancora. Dal punto di vista demografico, e qui chiudo, dal punto di vista demografico abbiamo visto i numeri all'inizio del mio discorso, no? Dei numeri miserrimi. Dopo Emanuele Filiberto, è piccola, mi concedo questo ingresso nell'età moderna, nel XVI secolo, nel Cinquecento, l'esistenza di una vera capitale, il fatto che tutte le operazioni che riguardavano in Savoia davvero partissero a quel punto da Torino, determina una esplosione demografica su numeri relativamente modesti, ma intanto la popolazione dall'inizio del Cinquecento alla fine del Cinquecento raddoppia. Alla fine del Cinquecento noi abbiamo 14.000 abitanti e comincia la storia della Torino moderna, che solo allora, non soltanto solo allora, supera Chambéry, che era rimasta al suo piccolissimo numero di 2005, ma solo allora supera Chieri, che era sulla carta un patetico piccolo centro curtense del vescovo di Torino, che aveva sempre avuto più abitanti di Torino perché era abitata da tessitori, soprattutto tessitori e mercanti, e a quel punto supera persino Vercelli, che insomma alla fine del Cinquecento ne abbiamo Torino con 14.000 abitanti, Chieri che ne ha 9.000, Vercelli 8.005. Allora a questo punto lo slancio è in grado poi di proseguire, e da questo punto avrei avuto meno scrupoli
a coordinare una storia di Torino in 9 volumi di cui ho parlato all'inizio. Grazie.